100 anni dalla morte del maggiore Francesco Baracca, avvenuta il 19 giugno del 1918, a 30 anni. Una cerimonia in piazza Baracca a Lugo dedicata al grande aviatore, medaglia d'oro al valor militare. Con la deposizione di una corona davanti alla sua statua in piazza è iniziata questa cerimonia che si è conclusa con la pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori e poi alle 10.40 all'oratorio di Sant'Onofrio in via Largo Baruzzi un omaggio al sarcofago di Francesco Baracca, un'occasione anche per ricordare il ruolo di Lugo nel panorama della Repubblica Italiana. Una manifestazione bellissima con tanta gente. Assolutamente sì, oggi credo che Lugo abbia dato una grande dimostrazione di attaccamento nei confronti del suo eroe Francesco Baracca, ma soprattutto di una città che ha voluto ricordare appunto una personalità veramente mitica del periodo della Prima Guerra Mondiale che Lugo non ha assolutamente dimenticato, anzi oggi lo ricorda con ancora più orgoglio di quello che è stato fatto in passato. La città ha risposto dai bambini ai meno giovani. Sì, devo dire che vedere così tanti bambini in piazza ad attendere le frecce tricolore, ad ascoltare in silenzio gli interventi che sono stati fatti è stata una grande emozione. Oggi veramente c'era tutta la città a celebrare l'orgoglio di una comunità che ha ancora voglia di vivere ricordando. E con la lettera del Presidente Mattarella possiamo dire che Lugo è un punto di riferimento italiano? Beh, non ci aspettavamo senza dubbio che il Presidente Mattarella scrivesse questa lettera alla città e soprattutto la scrivesse ricordando la figura di Francesco Baracca. Questo dimostra una grande sensibilità da parte del Capo dello Stato che ancora una volta, nonostante gli impegni, nonostante le fatiche che ha messo in campo nel corso di quest'ultimo periodo, non si è comunque dimenticato di Lugo e di Baracca. Questo veramente dimostra sensibilità e attenzione per il nostro paese e per la nostra città. Generale, Francesco Baracca, un eroe che oggi è stato ricordato degnamente anche dall'aeronautica militare. Non poteva essere diversamente, è l'asso degli assi, è il nostro riferimento, parecchi piloti, compreso me stesso, hanno militato in aeronautica col loro distintivo, col cavallino rampante, quindi è un orgoglio per l'aeronautica militare poterlo annoverare fra i propri assi. I piloti italiani sono ancora tra i migliori al mondo, li abbiamo visti oggi. Ma prima sentivo una lettera in cui lui parlava della capacità formativa dei francesi. Io credo che adesso non abbiamo niente da invidiare a nessuno, sia per quanto riguarda la formazione, ma anche per le capacità dei nostri piloti.